Sabrina Ferilli e la dedica a una collega molto acclamata ai David di Donatello. Cosa ha scritto e per chi? Una delle tantissime qualità di Sabrina Ferilli, è certamente quella di essere molto onesta e obiettiva. Quando c'è da complimentarsi con colleghi e colleghe che fanno il suo stesso lavoro, in maniera impeccabile e senza sbavature, è in prima linea tra elogi e complimenti. Negli anni ha portato sul piccolo e grande schermo performance da urlo. Addirittura per il ruolo di Ramona nella Grande bellezza di Paolo Sorrentino, è giunta ai tanto ambiti Oscar. La serata di ieri è stata la festa per eccellenza del cinema italiano, con la consegna dei premi David di Donatello. Sicuramente Paola Cortellesi, che ha una certa come si dice a Roma, si è quasi scusata per la sua continua presenza sul palco, ha dominato la serata. C'è ancora domani tra attori, regia e molto altro è riuscito ad accaparrarsi il maggior numero di statuette, le candidature già anticipavano un plebiscito del genere ed è tutto assolutamente meritato. Sabrina Ferilli sui social ha espresso tutta la sua ammirazione e il suo entusiasmo per un volto in particolare, che non è quello della Cortellesi. Sabrina Ferilli è entusiasta per gli elogi a una collega, un premio acclamatissimo ai David di Donatello. La serata è cominciata proprio con una consegna che aveva tra le candidature, un volto che ha fatto parte di C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Emanuela Fanelli, che nel film interpreta l'amica e spalla della protagonista Delia, ha dato dimostrazione di essere un'interprete intensa e da non sottovalutare assolutamente con il ruolo di Marisa. Molto emozionata e grata alla collega per l'opportunità, ha accettato la statuetta per migliore attrice non protagonista tra gli applausi e i consensi delle persone presenti in platea e i telespettatori che hanno commentato sui social. Il suo discorso e i ringraziamenti, insieme naturalmente alla performance ormai ben riconosciuta, sono stati molto apprezzati da Sabrina Ferilli. L'attrice romana sui social ha espresso tutta la sua euforia per il premio, secondo lei meritato, ed è convinta del fatto che da questo momento in poi, niente e nessuno potranno fermare l'ascesa della signorina Fanelli. In sottofondo, il brano iconico dei Queen We Are The Champions. Un bellissimo esempio di supporto da parte di una collega che conosce molto bene il palco dei David, il mondo della televisione e quello del cinema. Non importano gli anni di carriera e i riconoscimenti ottenuti, congratularsi e riconoscere il talento e la bravura di un collega, è un esercizio che tutti in questo mondo e non solo dovrebbero praticare.